ragazzi, siamo qui nel Mark Bass Headquarter per una puntata del Mark Bass Club. Oggi vi voglio parlare della differenza tra le due serie di casse, Energy e Pure, perché ricevo tante email e vedo che tanti ne parlano del perché queste casse sono diverse e cosa hanno di diverso soprattutto. E oggi colgo l'occasione di avere come ospite per Luigi Mingotti, per trovarmi, e quindi la persona adatta per farvi ascoltare le differenze, per poi spiegherai anche tu dal tuo punto di vista se quello che dico è vero o no. Quando ho progettato queste casse avevo in mente due suoni fondamentali. Uno è quello delle Energy, è il driver da un pollice e ad una tromba, e diciamo che preferita questa serie da quei bassisti che hanno bisogno di più energia nelle medie frequenze, che non hanno bisogno del suono più boogie, come dice Marcus, quindi un suono più hi-fi, che invece è la cassa Pure, dove c'è un super tweeter, un hi-fi tweeter, compressione, e quindi ha un suono molto più hi-fi nel gergo, si può dire, più brillante nelle alte frequenze. Dal punto di vista tecnico, appunto, la tromba ha un concentrato di energia proprio nelle medie frequenze, e te ne accorgi più quando sei su un palco con tutta la band, mentre per le persone che vogliono avere un suono magari più boogie o più per lo slap, è più consigliabile usare la Pure. Naturalmente rientriamo sempre nei gusti, quindi poi ognuno deve provarle e deve scegliere quello che più gli piace. Quindi lascio la parola, o perlomeno le note, a Pierluigi. Puoi dire quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, io poi cambieremo anche. Stiamo usando una testata MB58R e useremo per la prova i due suoni che abbiamo inserito in questa testata. Anche in questo caso, nuova serie MB58R, non solo c'è il suono Mark Bass, sempre, che è stato quello flat, che è il The Real Sound of Your Bass, che abbiamo sempre detto è il vero suono al tuo basso, ma abbiamo inserito anche un suono più scavato, più bucato, diciamo così, che salta le basse e le medie, proprio per chi preferisce questo tipo di suono più, se si può dire, hi-fi, che poi secondo me il termine non è giusto, ma magari spiegheremo un'altra volta il perché. E quindi per Luigi ti lascio la parola e il test. Bene. Inizieremo col suono veramente flat. Ho questo basso, è in passivo, non ho volutamente montato delle corde nuove, in modo tale che abbiamo uno standard, cioè queste corde sono già usate da un po' di tempo, non sono né troppo brillanti né hanno troppo bassi, hanno acquisito quel po' di medie che vengono date dalla vecchiaia delle corde. Ho pensato a questa scelta perché l'utente medio non fa come me, che ogni data di tour posso cambiare le corde, ma le cambia ogni tanto, e quindi ho pensato a questa scelta. Noi abbiamo un suono in questo modo molto definito, e l'amplificatore è completamente in flat e il basso è passivo, quindi super bilanciato, una precisione in tutte le note, in tutti i suoni. Quindi è perfetto, cioè non c'è un buco, è equalizzato in maniera perfetta. Vi faccio sentire questo suono anche con lo slap. Scusatemi, non sono un musicista che usa lo slap, anzi Marco ha degli slappatori molto più bravi, molto più famosi di me, quindi perdonatemi. Quindi questa cassa rispetta sempre il suono, anche con lo slap non è mai esagerato nelle parti alte e nelle parti basse, perché non è ancora stato messo il filtro da Marco. Stessa cosa lo abbiamo se usiamo il plettro. Adesso potremo sentire tutto questo con il filtro che gentilmente Marco mi inserirà.
Bene, a questo punto, come diceva Marco, abbiamo un buco sulle medie, quindi il nostro suono risulterà più scavato, ma non per questo meno intelligibile. Quindi abbiamo delle basse un pochino più pronunciate. Delle acute un pochino più chiare, senza però sempre esagerare, perché la cassa rimane fedele al suono del basso. Sentirete anche lo slap che esce molto bene e il suono sarà veramente diverso da prima. Quindi acquista questa brillantezza che prima non aveva. Vi ricordo sempre che volutamente non ho montato corde nuove su questo basso per rimanere come può essere l'utenza media. Questo suono è bello anche per il plettro, perché mi fa questo effetto Ludness, credo che si chiami, giusto? Sì, diciamo così, sì. Non è sbagliato. Non so se si dice così. E queste sono le basse che vengono fuori in questo modo. Quindi forse anche volutamente, magari un pochino, adesso esagero, molto rock. Diciamo che sono due suoni diversi. Anche perché chi suona per esempio come Giaco, oppure con le medie enfatizzate, non userà certo questo filtro. No, però... credo che questo filtro, utilizzando il pick up dietro, quindi come hai detto te giusto Giaco, renda questo suono leggermente moderno, spero di ricordarmi. Non me lo ricordo, però abbiamo in ogni modo questo suono nasale che però rimane grosso, certo. Non diventa una papera. Magari facciamo una cosa, se io vado vicino all'amplificatore e facciamo sentire, siccome l'orecchio non ha memoria, certo. Facciamo ascoltare due suoni con lo stesso pattern, sì? Usando il filtro e non. E va poi bene. Faremo la stessa cosa con l'altra cassa. Vai. Sentito, la differenza è veramente tanta. I due suoni sono utili, possiamo dire tutti e due, certo. Assolutamente, però sono due suoni diversi che nella vecchia produzione, diciamo così, non avevamo questa possibilità di avere questi due suoni. Adesso faremo la stessa cosa però usando l'altra cassa. Allora adesso, grazie a Fabio Fusco, che è il nostro ingegnere del suono, abbiamo preparato l'altra cassa e Pierluigi ripeterà la performance per far capire la differenza tra queste casse Energy e quella Pure. Beh, iniziamo dal suono naturalmente con le dita. Effettivamente è un'altra cosa. Diciamo che naturalmente, anche in questo caso siamo in flat, e già naturalmente si sente un suono più bucato, diciamo bucato, così, sì. Perché naturalmente la tromba con il drive da un pollice l'ho potuta tagliare più in basso, può riprodurre delle frequenze più basse, mentre un super tweeter, come sapete, deve essere incrociato più in alto, e quindi naturalmente, poi più ci si sposta dall'asse e più si sente questa cosa, c'è un buco naturale tra le due casse. Vi farò sentire la parte con lo slap.
chiaramente acquisto in alto. Naturalmente mi scuso sempre, ma io non sono un slappatore. È chiaramente tutto molto più chiaro. Aspetta un attimo, sì, che vorrei far sentire il plettro, sì, sempre se lo trovo, ma ne ho tanti. Perché in effetti qui l'attacco del plettro viene più chiaro. Si sente, come avete sentito, c'è una grossa differenza già di partenza tra le due casse. Adesso anche in questo caso useremo il filtro sulla nuova serie per avere un suono ancora esageratamente bucato ed esaltato verso le basse e le alte frequenze. Parto sempre con le dita. Sempre intelligibile, ma sono state praticamente enfatizzate queste frequenze alte, queste frequenze basse. Con lo slap chiaramente verrà più esaltato ancora. Chiaramente, scusa e finisco, il plettro esce tantissimo. Grazie a Pierluigi, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, è veramente un super esperto di questo strumento, degli amplificatori del basso. Finalmente sono contento perché vi abbiamo spiegato in pratica perché le due casse sono differenti e perché le ho volute così differenti. Quindi, quelli a cui piace il suono, come qualcuno dice, può usare la Pure, che è un suono più fedele, più bucato. Invece, chi ha bisogno dell'energia e non ha, per esempio, non piace lo slap, ma anche in questo caso, attenzione, entriamo sempre nell'ordine del gusto personale, perché la cosa più bella nella musica è essere assolutamente personali e soprattutto originali. Come diceva, ricordo Jeff Berlin, durante una Krinx diceva che riconosci Giaco, Jeff, Marcus Miller, perché dopo quattro note hai riconosciuto che sono loro. Certo. Quindi la ricerca dell'originalità, come dicevi tu, parte da quello che uno sente dentro e quello che vuole creare. Quindi queste sono le differenze per le quali abbiamo lavorato, ma naturalmente a voi la scelta. Per Luigi rifacciamo la stessa cosa su questa testata e cassa, cambio mentre suoni, cambio i due filtri in modo da rendere più evidente la differenza. Rimango sempre con un suono leggermente nasale per farvi sentire che in ogni modo anche una cassa bucata ha un buon suono nasale, e non faccio nient'altro che togliere un po' del pick up davanti, quindi tenendo il pick up di dietro. Proprio per enfatizzare questo nasale. Allora, ringrazio prima di tutto Pierluigi Mingotti. Grazie per l'opportunità e per avermi aiutato a spiegare queste caratteristiche di questa nuova linea, e vi aspettiamo nel prossimo numero nel Mark Bass Club. Grazie ancora a tutti e grazie per Luigi. E grazie a te.